Anatra zoppa, nulla di fatto per ora al TAR dell'Aquila, che ha rinviato l'udienza di merito al prossimo 25 giugno. A pesare l'atto di citazione per querela di falso presentato in sede civile dagli avvocati Colagrande dell'Aquila e Proietti di Tivoli, incaricati dagli assessori Mannetti di Fratelli d'Italia e Luigi D'Aramo della Lega, in relazione al verbale delle operazioni elettorali del seggio 41, dal quale sarebbero spariti 400 voti, in sede di trascrizione di tutti i dati. Dall'ordinanza si evince la volontà di accertare se si sia trattato o meno di un errore materiale. Qualora nelle tabelle del seggio i voti siano correttamente segnati, allora vuol dire che si è trattato di un errore materiale che con ogni probabilità renderebbe non necessaria la sospensione chiesta nella querela del centrodestra, e quindi il TAR entrerà nel merito esprimendosi il 25 luglio, hanno spiegato gli avvocati Claudio Verini, che assieme al collega Maurizio Capri ha curato il ricorso del centrosinistra. Con l'ordinanza il TAR incarica in sostanza la prefettura ad acquisire tutte le tabelle di scrutinio del seggio 41 e a procedere ad una verifica di quanto accaduto nella trascrizione dei dati. Ricordiamo che il ricorso è stato sottoscritto, oltre che dal perdente al ballottaggio Americo Di Benedetto, anche da Maurizio Capri, Fabrizio D'Alessandro, Emanuela Di Giovanbattista, Stefano Albano, Stefano Palumbo e Antonio Nardantonio, Sergio Ianni, Gianni Padovani, Massimo Scimmia, Paolo Romano e Fabrizio Ciccarelli. A rientrare in consiglio, nel caso in cui dovesse spuntarla ai ricorrenti, sarebbero Capri di Giovanbattista ed Alessandro del PD, Ianni di Abruzzo Civico, Ciccarelli del Passo Possibile, Padovani dei Socialisti, Giorgio Spacca di Articolo 1, Fabrizio Righetti del Movimento 5 Stelle, Anna Lucia Bonanni della Coalizione Sociale. Gli ultimi tre non hanno sottoscritto comunque il ricorso. Il sindaco Biondi si è detto comunque molto sereno.